Let's go! Bentornati su Mario vs Donkey Kong. Non ho usato l'ovetti nell'intro. Pazienza, il picco infuocato è il mondo 3 e noi oggi lo completeremo. Qui, lava ci cola. Capita? Perché la lava cola, perché è pietra liquida. Va bene, smettiamola di fare queste freddure. Non è l'ambientazione adatta. Detto ciò, non fa un po' strano che siamo già in un mondo di lava? Perché di norma i mondi di lava sono riservati per l'ultimo mondo del gioco, ma per Mario vs Donkey Kong non è per niente così. Magari perché il 3 somiglia all'8... Quindi, Ninji! Io adoro i ninji. E adoro anche andare a prendere regali. Ricordiamoci che con il pulsante R, esatto, possiamo, 1, fermare il tempo, 2, vedere dove tutto si trova nella mappa. Quindi, intanto, posso salire sul ninji. E mi sa che posso anche provare a fare una bella cosa. E, no, ok, si può fare. Mi sa che si può fare. Però ho bisogno di un tempismo un po' più adatto, esatto. Quindi ho appena saltato buona parte del puzzle. Non che mi dispiaccia! Anzi, però devo... Ok, dovrei fare un'altra volta così. Perfetto. Ora, se salto sul ninji e se evito la vita extra, posso prendere il Mini Mario Toy. Lo dico tanto per, però, se il mio Mini Mario Toy dà fastidio, ditemelo, così non lo userò più. Il mio tecnicamente è un elogio alla voce della pubblicità dei Mini Mario Toys. Era divertente, almeno nella mia testa. Ora però, basta cianciare e cominciamo subito il livello 2 del picco infuocato. Il livello fenice. Vedo già un bel portale fenicioso. Stiamo attenti, osserviamo bene. Posso già prendere questo regalo? Allora, la mappa è solo questa, perfetto. Quindi dovrei stare a posto se prendo ora la chiave. Non so se avete notato, ma la fenice ha fatto cadere, esatto, un uovo infuocato. E vorrei evitare con tutto me stesso di toccarlo. Quindi non so neanche, perché vi ricordo, semi-blind, gente. Non so neanche se posso invertire Mario per evitare, ok, per evitare di essere colpito dall'alto con quell'uovo. Ma visto che è di fuoco, preferisco non toccarlo neanche. E abbiamo un bel puzzle qui. Un puzzle di parkour. Non adesso, che abbiamo la sezione... Vieni qua! Ok, peccato. Sezione rossa attiva, però, piano piano. Abbiamo intanto il regalo lassù, quello giallo, e quello blu si trova lì, perfetto. Dovrei riuscire a prendere tutto. Che poi, diciamocelo, come fa Mario a fare... Guardate... questo salto, cioè inverte la propria posizione di salto in aria completamente a caso. Non mi lamento, in realtà, anzi è una cosa iper positiva. Molte cose di questo gioco non si potrebbero fare altrimenti. Oh, piano Mario, piano, ok, e si va. Bella canzoncina, mi sa che non posso sfortunatamente raggiungere il Mini Mario in questo modo. Peccato, ma non è un problema. Forse dovrei seguire di più il percorso base per risolvere questi puzzle, al posto di fare salti al contrario oppure salti così. Vedremo nei prossimi livelli. Intanto ecco qui il secondo Mini Mario. Bananas, bananas. Che poi diciamocelo, l'unico motivo per cui Donkey Kong ha ignorato la pubblicità delle banane è perché ne aveva già davvero troppe dietro di lui, altrimenti marciscono, sapete com'è. Ok, livello 3 con uno Sniffit. Non siamo più su Mario vs Donkey Kong per Nintendo Switch, ma siamo in un nuovo episodio di Fiuta! Oh, la lava sale, attenzione! Fiuta! Oh, sfiata! Che bello, vero? Attenzione agli Sniffit, prendiamo il regalino, attenzione alle fiamme! Di norma gli Sniffit non sputano fuoco, per quello... Ok, ok,
mi hanno trollato un po'. Di solito sputano proiettiletti. Vediamo, non posso raggiungere quella porta. Giusto? No, non posso per niente, quindi ci vuole calma e sangue freddo. Anche se dirlo in un episodio dove stiamo facendo un mondo lavico non è una così buona idea. Swish. Ok, prendo la chiave. Ninji, ballerino, grazie mille. Quindi vuol dire che devo stare attento a ogni singolo livello. E se la terra vibra vuol dire che abbiamo della lava, ok, che sale. Mi sa che posso prenderlo. Sì, lo posso anche prendere con un triplo salto, ma non lo farò. Almeno per adesso voglio seguire il percorso standard, insomma. Oh, mamma mia, quel fiammello. Vediamo, allora, l'ultimo regalo l'ho già visto, è quello là, sì, ok. Devo solamente premere questo e... Hammer! E basta così, mi sa che non serve a nient'altro il martello. Devo però arrivare... Oh no, aspetta! Woohoo! Visto? Molto più pratico. Bisognerebbe scendere e attivare quello là, esatto, ma... Cioè, vi ho già mostrato come si fa bene, quindi... Fermo, fermo Mario! Ok, ok, bene. Allora, se adesso attivo il blu, magari il prossimo livello lo farò interamente seguendo il percorso standard. Perché dai, è molto più facile fare così. E vi ricordo, basta tenere premuto giù e poi B, oppure A, e poi premere tre volte B. Non ci vuole davvero... No, grazie. Non ci vuole davvero nulla a fare il salto invertito con Mario. Però so che molta gente non... prende questa, diciamo, abilità di usare il triplo salto sin da inizio gioco. Servirà sicuramente verso gli ultimi mondi e gli ultimi livelli, quindi imparate ad usarlo. Ve l'ho già detto, non è complesso. Magari per il prossimo livello proverò a limitarmi solo per sfizio. Abbiamo dei fiammelli qui. E forse sbloccheremo il livello delle vite extra dopo questo. Almeno dovrebbe, perché abbiamo sempre sbloccato un livello... Aspetta. Eccoli là i fiammelli, visto? E ripeto, potrei fare così per andare ancora più in fretta, ma voglio seguire stavolta il percorso standard. Allora, piano piano, là c'è un regalo, ce n'è un altro in alto. No, perfetto, abbiamo solo un regalo, che in effetti si può vedere guardando a sinistra, ma lasciamo stare. Se adesso premo il pulsante blu, posso andare qua, andare qua sopra. Wee-hee! Bene, cercherò di non farmi schiacciare e... Devo andare a prendere adesso la chiave, perfetto. Allora, presa chiave, switch. E ora si va giù, attenzione ai fiammelli. Non voglio perdere. La mamma mi diceva sempre non perdere. Cito spesso League of Legends. Nonostante io ci giochi pochissimo, non lo apro da anni. Dovesse interessarvi, sono main support e il mio main è Bard. Perché Bard? Perché è un coccolone, lava, non sale. Vediamo un po'. Là c'è un regalo. Là abbiamo la vita extra, Mini Mario. E l'ultimo regalo è dietro quel ninji, ok. Saliamo. Ancora di più. Ho visto anche uno Sniffit, vero? Sì. Attenzione alle fiamme, non voglio essere bruciato. E devo addirittura usare lo Sniffit per andare a prendere il regalo giallo. Quindi eccoci qua. Scendo giù. Prendo. Lancio. Vado qui. Torno indietro. Perfetto. Cominciano a diventare un po' più complessi i puzzle. Ora dobbiamo scalare. Scalare, oddio. Arrampicarci su queste. Oh! Vai! Su queste catene. Che ovviamente sono catene perché, figuratevi, non ci possono essere corde qui. Non siamo più nella giungla di K. Un attimo solo. Ti prendo, ti lancio via. Dammi la vita extra. E adesso si va giù verso questo tizio che. Non posso prenderlo, ok? Non si possono afferrare i ninji. Non importa. Fine livello! Dovrei forse tenere in conto il fatto che alcuni nemici non si possono afferrare per adesso solo i ninji, oppure si possono afferrare mentre non saltano. Non che importi così tanto, importa però il fatto che non abbiamo il livello delle vite extra. Ok, livello 5 lo sbloccheremo più avanti, credo. Vedo già un bel regalino. E vediamo se indovino. Dai. No? La lava... Ah, ecco, la lava sale, perfetto. Dunque, c'è solo un regalo e là abbiamo la chiave. Quindi stavolta mi sbrigo. Non voglio rischiare per niente. Non solo abbiamo il cronometro là, ma abbiamo anche... Aspetta, ok.
ma abbiamo anche la lava che ci segue. Avrò fatto bene a fare così? Spero seriamente di sì. Fammi andare qui in fretta, ti scongiuro. Ok, siamo vivi, devo solo non sbagliare. Oh mamma mia. Ok, non ho sbagliato il salto. Non ho sbagliato il salto. Sembrava un po' largo come salto per Mario, ma ce l'ha fatta, quindi sto a posto. Wee-hee! Mi sa che forse... L'ho preso, perfetto. Non che serva tanto, devo comunque passarci, mi raccomando, ma... Fermo. Stop. Allora, regalo laggiù. Devo andarci. Fenici che non dovrebbero darmi troppi problemi. E basta. Ok, andiamo. Vai. Attenzione, salta Mario. Attenzione qua sotto. Non farti schiacciare. Ci siamo quasi. Oh no! Come ho fatto a... va bene, prima vita persa del Let's Play. Ah, ricominciamo direttamente da qua. Quindi niente di problematico alla fine. Però, sì, probabilmente ho fatto un salto di troppo. Oppure un salto non di troppo. Va bene, perderemo un bel po' di vite in questo Let's Play. Addirittura ho fatto anche meglio così. Ora, vai. Ecco qua, dovevo solo toccare il regalo. Non dovevo fare nient'altro. Bene, e adesso abbiamo finito. Uno, due e tre. Perfetto. Adesso però mi dai il livello delle vite extra, giusto? A meno che non sia una possibilità randomica e magari esce solamente se avete poche vite. Non sembra esserci. Se torno nei mondi precedenti. No, ok, perfetto. Quindi forse spawnerà dopo il livello 6. Andiamo. Dove sono i ninji? Oh mamma mia la lava, ok. Mi sa che scende la lava a un certo punto, esatto. Bene, sbrighiamoci. Salta, salta. Oh no, ah, continua a scendere la lava? Devo fare adesso, scusate. No, ok, ok, continua a scendere, perfetto. Quindi devo continuare a scendere anche io. Stop, stop, appena va giù. Stop, allora. Oh no. Devo scendere del tutto e poi... Mamma mia, è un disastro. È seriamente un... Non dirmi che sta risalendo, per favore. Ok, no, sta scendendo, perfetto. Allora, vai. Ora però comincerà a salire. Me lo sento nelle vene. Vai qua. Vai. Bel saltone. Ok, piano piano. E per piano piano intendo molto in fretta. E poi dovrei starci. Volevi trollarmi, vero gioco? Non ce l'hai fatta, non con questo livello. Non con la prima metà di questo livello, almeno. Andiamo. Cosa abbiamo qui? La lava? Se- oh! Oh! Mamma mia, la lava non sembra muoversi stavolta. Mi è preso un colpo per quel fiammello. No, aspetto. Abbiamo 209 secondi. Sto a posto. Mario, vai. Perfetto. Se prendo questo... Sniffit e lo lancio contro l'altro Sniffit, dovrei stare a posto. Vai giù. Oh! Attenzione alle fiamme. Non ho ancora visto l'altro regalo. È laggiù. E visto che non posso afferrare nessuno, voglio quella vita extra, perché ne abbiamo persa una prima. Però, allora, guardate, il fatto che la lava non stia salendo ci darà una grossa mano. Allora, vai. Indietro, si va giù. Vai. Preso. Ti lancio perché non serve a niente. Mi sa che devo solo andare qua giù e non sbagliare salti. Ok. Oh, dai, levati. Salto! Ce l'ho fatta, ok. Ancora, no, no! Sì, va tutto bene. Credo che il... Sì, ok, si è ricreato, quindi posso benissimo andare sopra quei blocchi un po' più fragili. Ecco, se lo Sniffit mi avesse colpito con il suo normale proiettile al posto di sputare fiamme, là avrei avuto problemi. Ma non importa, perché ho preso il Mini Mario. Olè! Dato che sono 6, vuol dire che abbiamo sbloccato il livello MM, si chiama così, il livello Mini Mario del mondo 3. Magari anche il livello delle vite extra, sì, sì. Eccolo là, al posto del livello 2. Quindi proviamoci e speriamo che tutto vada bene.
Sulla lava? No, nel cielo. 30 secondi, stop, tipo ora? Allora. Sì, appunto, una parola. Voglio prendere... Sì, andiamo prima qua. Vai. Salto. Salto. Devo condurla in basso la chiave, mi sa? Oppure prenderla e basta perché mi sento davvero tanto pro. Haha! Ci ho messo 2 secondi. Cioè, no. 11 secondi. Ora abbiamo 41 vite. Non ne servono così tante, ovviamente. Non per il mondo 3, almeno. Però sono pronto. Livello mini Mario! Let's go, little guys! Allora, prima di tutto, questo, per forza. Non posso andare avanti altrimenti. Controlliamo un po'. Posso subito andare verso la cassa? La lava non sale, vero? Se la lava sale, siamo nei guai. Ma in grossi guai. No, devo salire io per di qua, vero? Vai. Allora, se attivo il giallo, loro possono andare lì. Possono salire tutto quanto, poi attivo il rosso... E prendono quella O, perché solamente i mini Mario la possono prendere. Una volta attivato il rosso, se poi premo il giallo vanno giù. Poi io posso salire e tornare indietro. E loro arrivano direttamente una volta premuto il blu. Perfetto, dovrei stare a posto. Quindi, se ho capito bene, clic, non cambiamo, devono seguirmi. E mi raccomando, può essere anche utile sapere che bisogna andare, beh, in ordine, tipo T, O, Y. Quindi vai, prendi quello. Tutti quanti sulla piattaforma. Swish. Ora. Devono cadere tutti, vero? Sì, perché se cadono tutti... Oh, piano, 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 piano. Click. Perfetto. Ora sono tutti dove dovrebbero essere. Possiamo andare dal boss. Olè! Uno, due, tre, quattro, cinque e sei. Perfetto, visto? Livello 3 mm, sta per Mini Mario. Stiamo attenti a Donkey Kong. Come faccio a colpirti? Ah, barili, giusto, mi sembra logico. Fermati, ok, grazie. Vago sospetto che io possa prendere solo i barili, quindi non prenderò le palle di fuoco, che somigliano davvero tanto a palle da calcio, ma lasciamo stare. Scendi giù. Devono anche ruotare nella direzione giusta. Oh, occhio se state sotto a Donkey Kong. Oh, no, 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 no. Io vado dall'altro lato. Cioè, perché rischiare? Oh, 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 appunto, perché rischiare? Oh, questo cade nel modo giusto. Io vado a destra perché sto davvero fresco. Manca un colpo solo. Il barile ruoterà in maniera strana. Ora si arrabbia e lo lancia verso il basso, guardate. Lo sapevo. Dai, sinistro o destra? Dimmi che ruoti nella maniera più sbagliata. E abbiamo vinto! No! Ho perso! Lanciami il barile. Esattamente questo barile, bravo. Bene. Quindi non posso anticipare le palle infuocate. Forse mi conviene distrarlo un po'. Adoro il fatto che ha comunque uno sguardo molto arrabbiato, Donkey Kong qua, e sembra un cattivo, quando sappiamo in realtà che è un coccolone e ci tiene alla famiglia. Perfetto! Congratulazioni! Hai completato il mondo, il picco infuocato! L'incantevole Minilandia, mondo 4. Oh, stop, come back. Che vedremo, ovviamente, nel prossimo episodio di Mario vs Donkey Kong. See you next time, baby. E se permettete, il boss del mondo 3 era molto più facile del boss del mondo 2, eh?